Ciao Grigliare Duro Crew! Oggi grigliamo l'agnello del Valhalla. Oggi vi proponiamo una ricetta super semplice ma dal gusto pazzesco, a dir poco esplosivo. Del Valhalla perché? Perché quando vai in paradiso questo vorresti mangiare tutti i giorni. La ricetta consiste nel creare una panatura molto saporita che aiuterà a formare una crosticina meravigliosa sulla nostra costoletta di agnello. Quindi, per una panatura perfetta, per prima cosa dobbiamo prendere il nostro pan grattato e ungerlo per bene. Poi andiamo ad insaporirlo con del pecorino fresco, e questo me l'hanno portato stamattina da Pecorandia, e poi lo andiamo a insaporire ulteriormente con un po' di rub. Mescoliamo, assicuriamoci che ci sia olio a sufficienza per far sì che la panatura risulti bella bagnata. Vedete la consistenza che deve raggiungere? Deve sembrare quasi proprio la sabbia bagnata con cui si fanno i castelli in spiaggia. Spiaggia del Valhalla. Quindi prendiamo le nostre costolette di agnello e le paniamo abbondantemente. Così proprio. Ora, questa è una rivisitazione della ricetta di nonno. Lui poi le friggeva. Grazie, tutto buono. E quindi questa è la nostra rivisitazione al barbecue. Abbiamo predisposto un barbecue in cottura indiretta a circa 150 gradi, lasciando questa metà di destra libera dalle fiamme, in modo da poterci posizionare il nostro agnello per una prima fase di cottura indiretta fino circa ai 55 gradi al cuore. Questo perché l'agnello non va servito al sangue, ma neanche ben cotto. Questa temperatura ci aiuterà intanto a far abbrustolire il pane. Poi, in una fase finale, andremo a renderlo croccantino passandolo direttamente invece nella parte con le fiamme. Chiudiamo il barbecue, gustiamoci una birra e aspettiamo circa una ventina di minuti massimo. Ogni 10 minuti però controllate, perché la costoletta di agnello troppo cotta tende ad asciugare. Abbiamo raggiunto la temperatura ottimale, ci siamo quasi, siamo tra i 57 e i 58 gradi, e adesso andiamo a finire una bella rosolatura in modo da rendere un po' croccantino il pane. Siamo pronti! Appena la panatura diventa bella dorata, le nostre costolette saranno pronte. Panatura dorata e croccante, profumo inebriante, io me ne assaggio una. Si scioglie in bocca. Cottura rosina, le abbiamo tirate giù senza misurarle perché onestamente mi interessava la panatura, ma già lo sapevo, saremo intorno ai 60-65 gradi, non di più, che è la temperatura perfetta per le costolette di agnello. Ecco, la birra sono perfette. Ciao.